Allora, mister, ultime chance ce le andremo a giocare, però, perché mi sembra anche giusto, visto che siamo lì. Poi, insomma, se il risultato degli altri non sarà positivo, ci avremo comunque provato. Penso che sia doveroso da parte di tutti, è doveroso da parte nostra cercare di concludere al meglio questo campionato, cercare di fare il massimo per ottenere il risultato e quindi andare a tentare qualcosa. Dall'altro lato troveremo una squadra giovane, una squadra che ha mostrato in questo campionato di essere molte volte al di sopra dello Spezia, perché costantemente è stata in classifica al di sopra dello Spezia, e quindi secondo me ha fatto molto ma molto bene. E io pensavo che questa squadra potesse fare veramente bene, perché negli anni, andando a vedere un po' quella che è la storia di questo girone, il Lumezzane ha fatto sempre bene, è stata sempre una squadra che si è mostrata per alcuni versi la meteora del campionato, è stata una squadra che ha proposto sempre diversi giovani interessanti, e quindi pensavo che potesse dire la sua in questo campionato. Quest'anno peraltro con un tecnico emergente come Davide Nicola, che noi conosciamo bene perché ha giocato qua. Sì, sicuramente anche Nicola, insomma, che ha smesso lo scorso anno, è passato dall'altro lato, ha fatto molto bene, insomma, si è proposto come un allenatore giovane, ma che avendo giocato la categoria l'ha interpretata nel giusto modo. Penso che anche l'ambiente sia ottimale per far crescere sì i giocatori giovani, ma per far crescere anche gli allenatori giovani, quindi un connubio di cose che poi portano a fare anche risultato. Il momento dei bilanci lo possiamo anche posticipare. Io ti voglio chiedere, nella tua capacità minuziosa di guardare il dettaglio, sei soddisfatto di questi due mesi, al di là della missione che ha quella di portare alla salvezza questa squadra? Tu personalmente sei soddisfatto? Io sono soddisfatto e sono orgoglioso di aver fatto questo, di non aver mai pensato che non si poteva cambiare rotta, di non aver portato rancore a nessuno e soprattutto di essermi proposto con le mie caratteristiche, cioè di un allenatore che fa l'allenatore, lo fa a 360 gradi, che si dedica appieno alla propria squadra. E sono orgoglioso di averlo fatto, per di più in una città che io stimo e con la gente che io stimo. Sinceramente mi sono goduto questi due mesi. Dal primo giorno del mio ritorno, stamattina mi sono fatto una camminata dal mio paese, dalla mia vista sul Golfo, ero veramente soddisfatto. Questa immagine me la porto sempre dietro, perché penso che è difficile dimenticare due stagioni di questo genere. Forse se fossi rimasto e fossi arrivato al sesto posto rimanendo tutto il campionato, non avrei avuto le soddisfazioni che ho avuto prendendo la squadra dal sest'ultimo posto al sesto posto. Questo non è solamente merito mio, non lo penso minimamente, ma penso che sia il merito da condividere veramente con le persone che mi hanno aiutato, e devo dire con l'ambiente che ci ha sempre aiutati. Anche quando ci ha criticati dopo Monza, lo ha fatto sempre con il rispetto e con la educazione che ha contraddistinto negli anni questa tifoseria e questa città. Due mesi anche per riprendersi quello che ti è stato tolto con la sua solita signorilità. Ma il D'Addario bis, chiamiamolo così, il secondo D'Addario, è uguale all'D'Addario inizio stagione? Tu quando sei tornato hai detto: no, adesso voglio fare così, non mi è stato permesso prima, adesso lo voglio fare, oppure semplicemente hai lavorato come lavoravi prima ma con altre persone? Ma io ho cercato di essere sempre me stesso, molte volte le circostanze. Ora non ho fatto quello che
volevo fare, perché mi sono adeguato, perché comunque avrei dovuto prendere delle decisioni drastiche e non le ho fatte perché secondo me reputavo che ci doveva essere un altro tipo di gestione. Ho dato le regole perché io sono il primo che le rispetta e quindi ho fatto alcune cose. Non penso che sempre si possa fare quello che uno ha in mente. Penso che la capacità di un buon allenatore è quello di adeguarsi e di arrivare anche molte volte a compromessi, sempre con la priorità di raggiungere un risultato. E se il risultato è stato questo, penso che tutti quanti hanno fatto appieno il proprio dovere. In questi giorni, probabilmente proprio in questi giorni, è evidente un incontro con la società, c'è stato, ci sarà probabilmente un altro, è normale che siamo alla fine di un anno. Da questi incontri, in particolare dall'incontro con l'amministratore delegato, cosa speri di evincere, diciamo, il tuo desiderio? Qui quando si prende qualcuno o qualcosa si guarda il curriculum. Per avere un curriculum vuol dire che tu hai lavorato degli anni. Il curriculum non è quel qualcosa che si fa solamente con una vittoria in 20 anni di calcio. Quello è un risultato, ma il curriculum è bell'altra storia. Penso che il mio curriculum abbia 18 anni di calcio giocato, anzi di calcio allenato, 13 anni di calcio giocato e forse voi non l'avete mai notato, ma io porto una sigla sulla mia tuta che ora vi spiego che cos'è, ed è San Martino in Pensilis. Io vengo da un paese che non conosce nessuno e io non sono un vincente, sono un invincibile. Voi non potete capire che cosa vuol dire diventare calciatore in Molise, ma io ne vado orgoglioso e fiero. Prima intervista. Con questo, non sono un vincente, ma sono un invincibile. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire questo, che ognuno di noi ha la propria storia, ognuno di noi ha il proprio carattere. Io non sono abituato a portare clamore o ad essere un inventore del calcio. Io sono un lavoratore e un operaio del calcio. Mi sento questo, ti ripeto, vengo da San Martino in Pensilis, dove c'è gente umile che si guadagna la pagnotta giorno dopo giorno. Ne vado fiero di essere questo e penso che nella vita, siccome alleno e ho giocato per 30 anni consecutivi e non sono mai stato fermo, penso che nella vita ci sia anche la meritocrazia. Penso che Volpi non è uno stupido, Volpi è una persona che è arrivata ad essere quello che è perché ha sempre analizzato i risultati e le persone. Penso che a Volpi non passi inosservato Fulvio D'Addario e quindi siccome io non devo vendere il mio curriculum e quello che ho fatto, non devo vendere le posizioni di classifica, anche perché con questa società sono io l'allenatore che ha lavorato di più in questa società, io mi affido semplicemente al presidente Volpi. Domanda e secca, quindi... mister, te la voglio fare. Sì. La bellezza di stare in questo posto potrebbe far trascendere il ruolo primario di allenatore, per dirla in parole proprie. Rinuncereste alla carica di allenatore per un altro ruolo di altro in questa società? Per questa società? Non ci ho mai pensato. Perché hai sempre fatto un allenatore, fra tutto. È come se io dicessi a te ti propongo di fare lo spazzino. Ci ho mai pensato. Non ci ho pensato neanche io. Però insomma, non sarebbe forse spazzino, sarebbe un ruolo. No, questo non è un merito. La mia domanda era legata al fatto della possibilità di lavorare in questa società e in questa città. Nel qual caso non ci fosse la possibilità di farlo. Ma come... io non me le pongo queste domande. Queste domande non me le pongo. Penso che io faccio l'allenatore, penso che mi debba porre altri obiettivi, altrimenti vado a fare il casalingo. Guadagno allo stesso modo, cioè. Penso che vado a fare anche il papà, sto a Roma, non sto alla Spezia, sto anche a Roma, insomma, penso che c'è scritto lì Caput Mundi, no? Non penso che uno quando fa una scelta professionale, fa una scelta professionale perché piace fare un qualcosa, non per rubare i soldi. Io non sono un ulteriore contratto,
Io non l'ho fatto, assolutamente, ma non mi è passato nemmeno non per la mente. Non c'è nessun premio, no? Eh? Non c'è neanche nessun premio. I premi sai quali sono? Sono il grazie e il sorriso di una persona. Per me questi sono i premi. No, perché nell'altro calcio ci sono anche i premi, poi spesso nell'altro quello di altre categorie, ci sono anche in questa categoria, però se la valutazione è questa è giusto che vengano altre persone, quelli che guadagnano e quelli che hanno solamente un'etichetta, e quindi io sono un'altra persona. Ti faccio una battuta, siamo a fine stagione, alla quarta giornata all'allenatore dello Spezia hai battuto il Gubbio, alla fine di quella giornata pensavi alla fine che il Gubbio, onestamente, perché noi non lo pensavamo, penso. Ma io allora, su due partite allora, del Gubbio ho visto che era una squadra che correva tantissimo, era una squadra che faceva una fase difensiva molto ma molto accorta e la faceva soprattutto in casa, perché prima di venire qui mi sembra che aveva fatto due partite interne e aveva fatto molto bene, perché veniva da due risultati, la prima mi sembra Cremona e la prima di Coppa Italia con il Grasseto, prendendo mi sembra in due partite 8-9 gol. E quindi io temevo questa squadra per la compattezza di squadra e perché non creava spazio, solamente questo. Poi le squadre non si giudicano all'inizio, penso che dopo è cambiato sia l'atteggiamento della squadra loro, sia poi la proposta che hanno fatto di calcio e di classifica. Tornando un attimo a domenica, c'è il basso con qualche problema? Cioè... No, il basso non ha nessun problema. Sta bene. Ieri si è allenato totalmente, quindi non ha nessun problema. Okay. Diciamo che da questo punto di vista... Petrelli sì, però. Petrelli non è stato convocato domenica scorsa, cioè ormai è stato convocato, non l'ho preso. Facciamo a fare recuperare, quindi... Non c'era già domenica scorsa. Non sta bene, cioè, poi lo vediamo negli allenamenti come va. Non c'era negli allenamenti. Non c'è proprio. Domenica si gioca tanto in un campo, lo saprete, l'avevano detto, ostico, perché ha già vinto solo una volta, si è fatto bene i conti, qualche anno fa, che non contava nulla. E c'è anche quella cosa lì, andare a vincere anche per questo, perché l'Umettane qui è un campo considerato sempre un campo tabù. Mettiamoci anche quello in una domenica in cui gli incroci sono tantissimi e non dipende certamente solo dallo Spezia. Guarda, io vado per giocare, non posso vedere quello, io devo vedere altre cose, non posso vedere che cosa ha fatto lo Spezia in 30 anni di calcio a Lugano, altrimenti non andiamo a giocare nessuna partita perché c'è sempre un qualcosa. Io rispetto il Lumezzane perché secondo me è una buona squadra, è una squadra che è ben allenata e ha ottimi giocatori, per di più ha molti giovani. Quando ci sono dei giovani di mezzo c'è sicuramente la volontà di fare sempre bene, che sia la prima o l'ultima partita. Quindi sicuramente troveremo una squadra che ci creerà difficoltà. E quindi noi dobbiamo essere al 100% e loro sicuramente li troveremo al 100%. Se non lo siamo mentalmente al 100% potremo avere qualche problema in più, perché abbiamo dimostrato che se siamo sempre al 100% giochiamo con tutti quanti, dal Sorrento a Verona e via di seguito tutte le altre alla SPAL che abbiamo incontrato. Se invece non siamo al 100% facciamo fatica con tutti quanti. Avrai qualche inviato tuo personale o della società a Crema oppure no, tanto noi dobbiamo vincere comunque, quindi io non ci penso neanche a quell'altra partita, ci penserò alla fine, come possiamo fare noi stiamo lì in campo, dobbiamo vincere e basta, infatti. Dobbiamo vincere e basta, dobbiamo giocarci la partita per vincere, poi ci sono tanti fattori, andremo lì per fare il nostro dovere. Mi auguro che serva qualche cosa, lo vedremo questa alla fine. Oggi possiamo dire che dobbiamo aspettare la fine per forza in tutti i casi, però poi alla fine potremo anche essere sesti in classifica, penso che per come era 8-7 oggi, sì, domenica fa, era totalmente diverso. E poi la qualificazione alla Team Cup c'è? Non lo so questo. Sì, la sesta sì. Alla sesta.